Bentornati a Netcafé. Allora abbiamo detto modding e io presento subito uno specialista, Roberto Staffini. Buonasera. Benvenuto a Netcafé. Questa sera abbiamo voluto ospitare un mondo parallelo, diciamo, dove questi appassionati proprio coltivano ogni weekend, ogni giorno questa passione. Il modding come nasce? Il modding nasce qualche anno fa, quasi una decina e più anni fa, come esigenza di modificare quelli che erano i vecchi case che non avevano delle caratteristiche tali da poter ottimizzare ad esempio quelli che sono i flussi d'aria. Allora si è partito dal praticare un piccolo foro all'interno di un case per ottimizzare l'aviazione e poi si arriva ad avere... Quindi è partito da un buco, da un foro. Possiamo dire così, molto... Bene, poi però vi siete un po' evoluti, tanto che oggi io nella presentazione ho detto pimp my PC, come pimp my car, no? Esattamente, si può vedere come in questo caso si parte da una macchina che era praticamente molto ma molto più sopra di questa, dopo vari interventi di taglio, di smeriglio e di incollaggi vari, si ottiene una macchina che è praticamente unica nel suo genere, è inimitabile perché nessuno sarebbe poi in grado di ripresentarla nella stessa maniera. Sì, ha qualcosa di spaziale, di Star Trek. Sì, questa macchina qui, oltre ad avere questi tre termometri che vediamo che mi portano le temperature dei tre livelli del case, cioè quello sottostante, quello centrale dove c'è tutto l'hardware e quello superiore, ha anche un dissipatore ad aria che vediamo in questo istante, che ci comunica a quanti decibel emette a livello di rumore e quanta è la temperatura del processore stesso. Vediamo anche le RAM, hanno delle RAM con i LED di stato, anche in questo caso in base al lavoro a cui è sottoposta la RAM, quei LED aumentano o diminuiscono la propria velocità alla bisogna. Senti, sono sicuro che a casa si stanno un po', come dire, eccitando, incuriosendo. Che budget possiamo prevedere per fare un modding? Dacci un minimo e un massimo. Ma dunque, il budget si può partire da un minimo cercando di utilizzare e riciclare quello che si trova per casa, perché si può fare anche questo, e diciamo che il limite del budget è la propria disponibilità economica. Praticamente puoi spendere anche 20.000 euro intorno a un... Ma guardi, questo qui siamo nell'ordine 2.500 euro finiti. Quello che abbiamo visto prima. Assolutamente sì. Costruito ovviamente nel tempo. Esattamente. Allora, questi contributi ci arrivano da una fiera che si è tenuta qui a Milano, si chiama Simple, e un nostro collaboratore ce l'ha segnalata. Quindi, Pimp My PC, quali sono le nuove frontiere? Cosa succederà poi? Ma dunque, questo è difficile da dirsi perché la tecnologia... Magari ci mettete degli alieni, degli android. Oddio, considerando che le macchine sono già in grado di parlare con determinati software, penso che non nell'immediato, ma prima o poi si potrà anche arrivare all'interfacciamento. Dove lavori tu, Roberto? In un laboratorio? Ti vedo come una sorta di Archimede con i tuoi... No, io mi occupo sempre di informatica, questo è un hobby. Abbastanza costoso, questo è il mio secondo hobby. Sei milanese? Assolutamente sì. Bene, ti ringrazio Roberto. Grazie e lunga vita al modding. Io tornerei, siccome abbiamo un altro attimo di respiro, tornerei un attimo con Roberto. Allora Roberto, tu come hai iniziato questa passione del modding, e magari se qualcuno è a casa e sta coltivando questa passione, dacci qualche consiglio, bisogna fare? Io ho iniziato così per caso, dovendo per l'appunto cercare di fare una modifica per ottimizzare un case anni fa, poi da lì purtroppo sono stato rapito da questa passione quasi viscerale. Un consiglio? Consigli che posso dare? Innanzitutto, il modding non consiste soltanto nel mettere un cavo colorato piuttosto che cambiare una ventola. Ci sono degli interventi, come sono stati fatti su quel case che vi ho portato io, dove si usa smeriglio, dove si usa segato alternativo, quindi strumenti da lavoro a tutti gli effetti. Quindi il consiglio che posso dare è non addentrarsi nel fare cose senza sapere che cosa stanno facendo, perché ci si rischia di far male. E soprattutto iniziare tenendo conto che, data gli strumenti che si manipolano, di utilizzare le protezioni necessarie, quelle che per legge vanno utilizzate negli ambienti di lavoro. Quindi se si usa lo smeriglio, usare le cuffie per le orecchie, i guanti, la maschera di protezione per gli occhi e via dicendo. Le donne usano, se le donne magari personalizzano il proprio... Ma c'è molti costruttori che hanno ideato delle linee proprio per le dedicate donne. Alle donne, sì, abbellendo dei vari prodotti tipo mouse, case, masterizzatori col mondo rosa, con dei brillantini piuttosto, con delle tinte colorate, dei loghi. Bene, allora grazie.